È stata la prima di due giornate che la Regione Marche dedica alle politiche attive del lavoro, il primo incontro qui a Pesaro, poi ne avremo un altro il 24 di marzo a San Benedetto. Cioè, questa è stata una giornata integralmente dedicata ai risultati conseguiti dalle politiche attive del lavoro nel periodo di programmazione precedente e poi anche ad illustrare, a disegnare quali saranno gli interventi del prossimo periodo di programmazione, del prossimo settennio. Quindi abbiamo presentato gli esiti occupazionali, i risultati di misure importanti come le borse lavoro e le borse di ricerca, come il sostegno alla creazione di impresa, alle borse nei comuni, alle borse tematiche e anche gli incentivi alle assunzioni e stabilizzazioni. Proprio sulla base di questi buoni risultati conseguiti nel periodo di programmazione che si sta ultimando, abbiamo programmato i nuovi interventi del POR FSE, quindi riproporremo interventi ottimi, andati ottimamente, che hanno riscosso un ottimo successo, anche con una declinazione più in chiave innovativa. Ad esempio, il sostegno alla creazione di impresa avrà una piccola porzione di risorse in via sperimentale dedicata alle start-up innovative e agli spin-off universitari, come anche le borse di ricerca rivolte ai giovani laureati avranno una dotazione di finanziaria più elevata. La parola d'ordine è ovviamente garantire la massima complementarietà fra tutti gli strumenti, perché sappiamo che i fondi che avremo sono tanti e non dobbiamo rischiare di perderli e soprattutto di sovrapporre interventi sugli stessi beneficiari. Quindi si è parlato soprattutto di complementarietà di politiche, cioè rendere complementari fondi e strumenti, diversificando gli strumenti sulle diverse categorie di beneficiari. Quindi il programma, soprattutto il programma con cui attueremo questa complementarietà, è il programma GOL del PNRR, che appunto avrà come periodo di programmazione gli stessi anni del POR FSE.